Massimo Cacciari ci parla di come deve essere il buon repubblicano. Voi sapete tutti chi è Massimo Cacciari. È un filosofo ed anche un uomo politico, è stato anche sindaco di Venezia, ma soprattutto Massimo Cacciari è un filosofo, è anche un filosofo che ha scritto una meravigliosa opera sugli angeli, pubblicata dalla casa editrice Adelphi. E in questo articolo, che io vi metto come link di riassunto di questo video, Massimo Cacciari ci parla di come deve essere il buon repubblicano, ovviamente partendo dalla radice della parola repubblica. Nell'antica Roma, res publica, una B sola, cosa pubblica. Però Massimo Cacciari non va sino in fondo. Perché il buon repubblicano, se stiamo all'etimologia della parola, res publica, e il buon repubblicano, il cittadino che si comporta da buon repubblicano, non dovrebbe avere proprietà privata, non dovrebbe avere la proprietà privata. In quest'opera si parla per l'appunto del passaggio dal matriarcato al patriarcato. In matriarcato non c'era la proprietà privata, in patriarcato c'era la proprietà privata. Poi dovremmo andare ancora più a fondo, Massimo Cacciari, e tirare in ballo il sommo Platone con la sua Repubblica. Egli parlava dei filosofi governanti dello Stato, della polis, e diceva che i filosofi governanti non solo non devono avere la proprietà privata, ma devono avere pure le mogli e i figli in comune per non cadere nelle tentazioni del familismo e del nepotismo. Ok, Massimo Cacciari, bisogna andarci fino in fondo alle situazioni. Io ci sono andato fino in fondo, Massimo Cacciari. L'ho letto volentieri il tuo articolo, Massimo Cacciari. A te e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.